Buonasera, buonasera a tutti, un abbraccio dal vostro Gulli, serata di Europa League, ben trovati amiche e amici giallorossi. Feyenoord Roma, sconfitta di misura per 1-0, ritorno giovedì prossimo in uno stadio olimpico infuocato. Allora, cari amici, iniziamo questa diretta, iniziamo con i primi saluti, vediamo i primi collegamenti. Come sempre vi invito a scrivere i vostri così, pareri, impressioni su quella che è stata la gara di poco fa, perché è finita da poco. Tra l'altro si sta giocando la seconda partita che vede una squadra italiana impegnata, la Juventus, come la chiamo io, la Rubentus, che sta soffrendo particolarmente in casa contro i portoghesi dello Sporting. Anzi, tra l'altro, Szczęsny ha fatto degli interventi veramente decisivi. Adesso si è anche infortunato, non so se è un malessere, comunque è uscito alla fine del primo tempo. Saluto Antonio De Fazzi, saluto Paolo Petrone, buonasera amici. Forza, scrivete, voglio leggere come sempre tutti i vostri messaggi, commentarli insieme a voi e soprattutto, ecco, commenteremo questa amara sconfitta, ma più che altro c'è tanta rabbia per come, diciamo, si è svolta la gara. Sto dando un'occhiata agli ultimi minuti del primo tempo. Saluto nel frattempo Angelo Colazzingari, ciao Angelo, grande, un abbraccio. Luca di Bisceglie, un abbraccio anche a te Luca. Una partita, come dice Paolo, partita sfortunata, palo, traversa, sì, diciamo sfortunata. Quello che mi preoccupa è il tema legato agli infortuni, perché adesso andremo anche a analizzare la gara. La gara ha espresso delle differenze sostanziali dal punto di vista tecnico fra le due squadre, questo è evidente, ma sappiamo perfettamente che in campo internazionale ci sono tanti altri fattori che possono incidere sul risultato finale, soprattutto perché stiamo parlando di gare, scontri che durano 180 minuti, quindi c'è una gara di andata e di ritorno che, e inoltre aggiungo il tema legato anche, non esiste più il discorso del gol a parità di gol, il gol è fuori casa che vale doppio, quindi la Roma non dovrà subire gol. Dovrà vincere 2-0 per evitare i supplementari e soprattutto arriviamo giovedì prossimo con una forte preoccupazione per il reparto offensivo. Buonasera Francesco Sco, ciao Francesco. Perché? Perché Tammy Abraham si è fatto male, è uscito per un problema alla spalla. Incredibile, nell'arco di una settimana due centravanti che si fanno male alla spalla, e Dybala un problema all'adduttore e dovremo capire l'entità di questi infortuni. Ragazzi, è un problema serio, è un problema serio il reparto offensivo, perché già la Roma quest'anno ha grosse difficoltà in fase realizzativa. Se poi vengono proprio a mancare gli uomini decisivi, gli uomini dell'attacco, gli uomini offensivi, capite bene che diventa un problema per Mourinho riuscire a mandare in campo giovedì prossimo una formazione che possa quantomeno riuscire a segnare due gol. Perché un gol poi arrivi ai supplementari e lì subentrano delle dinamiche, dei meccanismi particolari, quindi soprattutto a livello psicologico. Luca De Bisceglie. E nel frattempo saluto anche Basset Yubram, ciao, grazie. Luca, buonasera Guglielmo, abbiamo rovinato una stagione con una sola partita e non sono d'accordo. Luca, scusa se vado subito diretto sulla prima frase. Oggi per me nessuna. Senza Dybala la Roma perde moltissimo, non vedo chi possa buttarla dentro giovedì, anche con l'Olimpico. La vedo praticamente impossibile una rimonta e dobbiamo giocare con Belotti che non è più un attaccante. Allora, ti dico perché non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché la Roma, quando ha affondato un po', ma non dico tanto, ha cominciato, diciamo, a salire, ha creato occasioni, è stata sfortunata e quindi sono convinto che anche con l'assenza di, non lo so veramente se mancheranno tutte e due,
sia Abraham, credo sicuramente, che Dybala. Io sono convinto che comunque la partita gagliarda maiuscola la faranno. Giacinto Bizzaccaro, buonasera anche a te. Te la devi giocare, te la devi giocare. Io oggi ho visto degli avversari che spesso sbagliavano dei passaggi elementari. Hai subito nel primo tempo, hai lasciato comunque giocare il Feyenoord. Perché comunque hai la consapevolezza di avere un reparto difensivo forte, importante. E se andate a rivedere, diciamo, le immagini legate al gol che abbiamo subito, io dico che l'unico errore di Zalewski questa partita ci è costato caro. Poi c'è stato un tiro con la palla che rimbalza, passa proprio in corrispondenza di un giocatore olandese e si va a insaccare nell'angolo. Ragazzi, tra l'altro qui intanto saluto anche altri amici, Yuri Biancaniello, ciao, buonasera Diego Pezzo, buonasera Andrea Cervini, buonasera Sara Saretta e buonasera anche a un amico, intanto lui lo sa, c'è talmente tanta stima e affetto, Stefano Risi, un aquilotto, un sorcio, io gli posso dire tutti i colori a Stefano. Perché veramente c'è talmente tanta stima che al di là della presa in giro, comunque mi fa piacere anche che sia presente in una diretta. E tornando al discorso degli errori, ho visto diversi errori da parte degli olandesi. Un errore decisivo ci è costato caro. Fa rabbia, c'è tanta rabbia. Probabilmente se osavamo un pochino di più all'inizio, quindi non concedevamo campo agli avversari, anche perché poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore, adesso dovevo andare a parlare anche il tema del calcio di rigore, capite bene che comunque è stata pure una serata storta. Buonasera Mauro, ciao, buonasera Crescenzo di Mugno. Yuri dice comunque siamo più forti, solo noi siamo capaci di perdere queste partite. Ragazzi, in campo internazionale non è così semplice. Avete visto squadre che corrono il doppio, il triplo di noi. E quindi, diciamo, a volte il gap tecnico viene compensato da questa forza fisica, questo dinamismo, questa facilità di corsa che hanno. C'è un ritmo completamente diverso in campo internazionale. Buonasera Cristiano Brega. Ciao Cristiano. Preparati, a parte domenica Roma-Udinese e soprattutto giovedì prossimo, secondo me sarai sommerso da tifosi, perché ricordo a tutti gli amici d'ascolto che Cristiano gestisce il chiosco che è a Ponte Duca d'Aosta, il primo che trovate, quello grande a destra, in direzione stadio. Quindi ragazzi, assalto a Cristiano, sciarpe, cappelletti, bandiere, ma l'Olimpico deve essere tempestato di giallo-rosso. Mauro, buonasera Guglielmo, ultimamente giochiamo in 9, ma a Roma passiamo con la pipa in bocca. Allora, io sono fiducioso per giovedì prossimo, perché secondo me comunque il divario tecnico c'è, a Roma c'è un'atmosfera completamente diversa, una carica emotiva, una spinta che veramente altro che dodicesimo in campo. Il tema qual è? Come imposterai la partita, la formazione, chi manderai in campo? Questo è l'aspetto che mi preoccupa. Mauro dice, sono a scuola e scappati di casa. Si sa che a Dybala, ragazzi, è l'adduttore, si è toccato l'adduttore quando è uscito che si è seduto in panchina. Saluto con piacere e vado a leggere, saluto Enrico Minozzi, giornalista. Io credo che molti di voi conoscano Enrico Minozzi, un po' la storia del calcio in tinte giallorosse, perché veramente ha raccontato tantissime storie di calcio, interviste a bordo campo come si facevano una volta, che veramente mi viene la pelle d'oca, mi emozioni. E vado a leggere, prima ci siamo scritti, leggo il suo commento su questa partita. Cari amici, è dura mandar giù questa sconfitta, soprattutto per come è maturata.
Il calcio di rigore indubbiamente ha penalizzato molto la squadra. Battuto male, con palla ad uscire, probabilmente ha deciso anche il risultato. E ci vediamo a sviluppare un'altra partita comunque, che poi un gol, non gol, un pallone sotto una traversa decisamente è andata storta. Ma noi ci abbiamo messo del nostro perché si tira poco in porta e non c'è un cambio di velocità durante la partita. Abbiamo preso un gol a mio avviso evitabile. L'uomo al centro dell'area passava sulla linea davanti un metro che c'era un fuorigioco clamoroso. Nel calcio bisogna starci con la testa, non 90 ma 100 minuti. Purtroppo è un male cronico quello della Roma che non tira e che di gol ne fa pochi. E spesso più pericolosi sono i difensori, quindi qualcosa non va bene. Comunque sono convinto che la Roma supererà il turno sperando che gli incidenti di oggi di Dybala e Abraham non siano gravi, anche se il buon Abraham sembra il fratello di quello dello scorso anno. È un momento che la fortuna non ci aiuta, la stessa, e volentieri te la devi anche cercare. Comunque, forza ragazzi, rimbocchiamoci le maniche perché Roma città e gli stupendi tifosi giallorossi meritano di continuare a giocare in Europa. Ragazzi, intanto grazie ad Enrico perché hai fatto una disamina veramente chiara e perfetta sulla partita di oggi, ma quello che è l'obiettivo di arrivare giovedì prossimo con una grinta, una carica. Uno stadio che veramente soltanto i tifosi giallorossi riescono comunque a dare quella spinta, quella carica emotiva, con quella passione, credo che veramente a livello internazionale, dico a livello nazionale forse ce la giochiamo con altre una o due squadre, ma a livello internazionale veramente siamo veramente tra i migliori in assoluto. Quindi grazie Enrico per questo anche messaggio di coraggio, di un grosso in bocca al lupo, un grosso in bocca al lupo a tutti i giocatori, perché in questo momento secondo me serve questa spinta, questa carica di energia positiva. Tra l'altro, nell'intervista a José Mourinho che abbiamo visto prima, abbiamo ascoltato le parole di José Mourinho, da abile comunicatore, ha lasciato anche percepire una difficoltà legata veramente alla numerosità del gruppo, cioè in questo momento c'è un problema proprio di giocatori disponibili e questo deve essere anche un motivo per dare ancora di più il 110% in campo. La spinta gliela daremo noi allo stadio, presenti, ma loro devono veramente. E io so che in queste gare la differenza la fa la preparazione della gara. Allora, saluto il gruppo di Mauro, sono in diretta, quindi ragazzi scrivete, leggerò tutti i commenti. Buonasera Marco Giustiniani, Mauro dice io amo Mourinho. Allora, buonasera, scusate, vediamo un attimino. Ultimamente giocavano questo, l'ho letto, siete. Cominciano ad arrivare tanti messaggi. Allora, amo Mourinho, ma sta formazione con Pellegrini dal primo minuto e Wijnaldum in panchina mi ha fatto incazzare non poco. E tra l'altro mi chiedevo, la sostituzione Pellegrini non credo per infortunio, credo più un aspetto psicologico del giocatore. Certo, sbagliare un rigore. Tra l'altro, rivedendo il rigore, il portiere si è mosso in anticipo. Un giocatore che calcia i rigori, voglio dire, dopo Dybala è lui il rigorista. A questi livelli, ma l'abilità nel osservare il portiere, cioè, veramente io l'ho rivisto. Il portiere si è mosso prima che calciasse quel pallone, quindi è andato da quella parte. Hai cercato l'angolo estremo? T'ha detto male, perfetto, ma cioè, non possiamo accusare adesso Pellegrini. Mourinho che ha detto, ha sbagliato Pellegrini, hanno sbagliato tutto, tutta la squadra. Le responsabilità, come anche diciamo, i meriti, vanno distribuiti fra tutta la rosa. Anche quelli che siedono in panchina, che hanno scarsissime occasioni per giocare. Buonasera Giancarlo Campagna, non abbiamo una punta che fa salire la squadra. Buonasera Dino Marinucci. Plinio, buonasera Plinio Lovaglio, la coperta è corta e senza punte è difficile. Diego Pezzo, un abbraccio fratelli giallorossi, all'Olimpico sarà un'altra partita. Sì, sicuramente sarà un'altra partita. E se avete notato, nel secondo tempo il Feyenoord ha
cominciato ad abbassarsi, la Roma ha cominciato ad avere più possesso palla, più iniziativa. Però ragazzi, quando mancano dei giocatori fondamentali, e qui mi riferisco al buon Spinazzola, ragazzi, noi stasera abbiamo giocato senza Spinazzola. Bene Zaleski a parte l'errore. Buonasera Alessandro Razzi. Buonasera Matteo Di Pierro che scrive: A centravanti cercasi, Abraham nullo e non combatte. Belotti almeno combatte, ma non vede la porta. Il centravanti dovrà essere il primo obiettivo di mercato. Comunque, scusate, allora. Loro in difesa non sono dei fenomeni, perciò abbiamo delle chance di ribaltare il risultato. Buonasera, Nunzio Gianfalla. Plinio, sarà un'altra partita, ma senza Dybala e chi segna? Allora, la difesa del Feyenoord non mi è sembrata una difesa particolarmente arcigna, robusta. E quindi le possibilità ci sono. El Shaarawy comunque ha avuto degli sprazzi interessanti, poi anche lui un po' si è perso. Io stasera ho visto bene come al solito la difesa, ma aspettavo qualcosa di più. Vorrei sentire anche il vostro parere da Matic. E Wijnaldum potrebbe essere la chiave giovedì prossimo all'Olimpico. Alessandro dice: al ritorno finisce 3-0 la legge dell'Olimpico. Magari Ale, ma io guarda, io credo, io voglio, cioè, gli olandesi devono tremare le gambe giovedì prossimo quando entro lo stadio, perché questo accadrà, perché ci sarà veramente l'inferno, ci sarà un inferno. Tra l'altro hanno venduto anche i biglietti che erano destinati agli olandesi. Auguriamoci che non succeda qualcosa fuori dallo stadio, questo ce lo auguriamo perché il rischio c'è. E tra l'altro stasera a un certo punto hanno inquadrato dei tifosi olandesi e c'era la sciarpa dell'Olanda e a fianco c'era una sciarpa SSC Napoli. Buonasera Fabrizio Paradisi, ciao Giancarlo Campagna, buonasera, sono d'accordo, Gini sarà l'uomo in più. Luca De Bisceglie, io credo che a questo, non so se ti riferisci al messaggio di Plinio che diceva Pellegrini e Dybala sono in incongruenza tattica. Io questo l'ho detto anche in occasione di altre dirette. Questo è il rischio che diciamo quest'anno diciamo, co corre la Roma nell'avere in campo contemporaneamente Pellegrini e Dybala, perché l'altro anno Pellegrini aveva la possibilità di spaziare per il campo senza punti di riferimento, che è quello che sostanzialmente fa Dybala quando spesso lo vedete arretrare fino a centrocampo a prendersi palla da Matic o da Cristante e a impostare. Quindi sì, diciamo che da quel punto di vista io sono terrorizzato dalle future notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Abraham e di Dybala, ma soprattutto di Dybala. Nunzio Gianfalla, speriamo che saranno 11 leoni il 20 aprile e ce lo auguriamo tutti, ma io ne sono certo, quelle sensazioni. Ragazzi, Luca, io non voglio più illudermi, purtroppo la Roma quest'anno sta dando troppe delusioni. Con l'organico che ha doveva fare molto di più. Allora, caro Luca, perdonami, siamo terzi in campionato con una squadra che segna, ma non segna. Non segna, sei terzo in campionato, hai giocato l'andata di Europa League e sei uscito immeritatamente sconfitto per 1-0 in occasione di un gol, di una circostanza, perché adesso ti chiedo, ricordami quante altre occasioni da gol ha avuto il Feyenoord. E devi andare a giocare la gara di ritorno allo Stadio Olimpico con 65-70 mila belve inferocite sugli spalti a supporto dei giocatori. Tu mi devi dire come fai a definire una stagione fallimentare quella della Roma. Adesso chiedo anche agli altri se sono un pazzo io in questa analisi oppure parlano i fatti, i numeri. Scusate. Mauro, Dybala, Pellegrini deve spaziare, lontano da Trigoria, basta con questo giocatore sopravvalutato. Buonasera Tiziano Alesi, Pellegrini da buttare, basta. Tiziano non ha avuto occasioni. Allora, andiamo a vedere il discorso sui singoli.
Non è sicuramente. Buonasera Alessandro Alessandrini. Intanto, buonasera a Boa Roma, il nostro amico grande lupacchiotto da Terni. Un abbraccio grandissimo. Buonasera, una lupacchiotta, Loredana Tonetti. Ciao Loredana. Non è una stagione fortunata per Lorenzo Pellegrini. Io l'ho già detto, non è Pellegrini quel giocatore che ti consente di fare quel salto di qualità per puntare allo scudetto a livello nazionale, lo puoi anche tenere, ma sicuramente, cioè, io non. Ci sono le annate anche storte, perché ci sta. Io vi ricordo dei centravanti e ce ne abbiamo uno in casa, perché ragazzi, ancora io oggi non ho capito chi è il vero Tammy Abraham. Quindi, il discorso qual è? È una strategia a livello societario decidere se dar via Pellegrini e rivoluzionare il discorso a livello di centrocampo. Però non possiamo prendere Pellegrini, mi riferisco pure a Mauro come qualcun altro, e farne proprio il capo espiatorio. Cioè, non è colpa tutta dei Pellegrini, ma poi colpa perché ha sbagliato un calcio di rigore. I rigori hanno sbagliato Lukaku, l'hanno sbagliato Cristiano Ronaldo, l'hanno sbagliato tutti, ha sbagliato pure Totti. Voglio dire. Luca, siamo terzi a 5 punti dalla Lazio, che è una squadra non all'altezza della Roma. Non sopporterei un altro anno sotto la Lazio. Il Feyenoord. Allora, io ti dico che il nostro José Mourinho, sta facendo dei miracoli. Perché, e mi rode il fegato dirlo, gli altri, come li definisco io, ragazzi, hanno forse il centrocampo più forte in Italia e soprattutto hanno un gioco. Quindi, José Mourinho sta facendo i miracoli. Saluto Giovanni Ferrelli. Tiziana Lesi, no, per il rigore, ma per essere lui come giocatore, tutto qua. Sì, l'ho perfettamente capito. Boa Roma, solitamente non si sostituisce per una questione di morale del giocatore, uno che sbaglia un rigore. Credo che il mister stesso lo abbia scaricato. Caro mio, caro Ale. Vedremo, però Guglielmo, scusa, ma Pellegrini sta a Roma da 6 anni, ricordiamo solo l'anno scorso, un'annata storta va bene, ma le annate storte so tante. Allora, non è che lo voglio difendere, ripeto, non è per me, cioè Pellegrini è questo, io non mi aspetto il Pellegrini che prende in mano la Roma e la trascina a livello internazionale o verso lo scudetto, non è quello. Dobbiamo decidere, c'è. Io ve l'ho sempre detto, in Tribuna Tevere c'è una fetta immensa di tifosi che difendono Pellegrini e c'è altrettanti tifosi che invece non vedono l'ora che venga ceduto. Ma è così, perché non stiamo parlando, scusate il termine, di una pippa. Stiamo parlando di un giocatore che, diciamo, dà il suo contributo, ha anche delle giocate. Cioè, voglio dire, le punizioni di Pellegrini ce le ricordiamo ancora quella del derby. Quindi, allora, io francamente, siccome sono proiettato verso un futuro sempre migliore, io credo che sia arrivato il momento di cederlo. Poi, se la società decide di tenerlo, bisogna, cioè, José Mourinho l'ha difesa a spada tratta sempre. Forse, come ha scritto qualcuno poco fa, è arrivato il momento che José Mourinho non è che vede più come Pellegrini l'insostituibile. Buonasera Massimo Fraschini. Nel frattempo leggo. Alessandro dice: il Bayern perde in casa. In 6 anni si ricordava solo la posizione del derby. Infatti. Giovanni, buonasera Guglielmo, pienamente d'accordo. Scusa se sono ripetitivo. Per me la società è un po' assente. Per quello che guadagna Pellegrini non gli vale sempre moscio. Scusa, è quello che penso. Ha sempre difeso anche Abraham, Loredana. Di Dybala si sa niente, Guglielmo, al momento no. Che è nullo, Loredana dice, si riferisce. Allora, allora, vediamo un attimo.
perché state scrivendo in tanti e quindi è sempre, devo sempre leggere. Un trequartista che ha come score quest'anno un gol su rigore e due assist su calcio d'angolo, non porta nulla alla squadra, veramente un giocatore inutile, Mauro. Dunque, siamo a 5 punti dalla Lazio, sì, siamo stati eliminati in Coppa Italia dalla Cremonese e dobbiamo sperare in un'impresa contro i modesti olandesi. Per me, se non vinciamo la Coppa, la stagione è da ritenersi fallimentare. Se arrivi quarto e vai in Champions League, è fallimentare. Se ho capito bene, anche. Perché se tu mi dici che perdi col Feyenoord e vai fuori dalla Coppa, ma hai ancora, ti ricordo, diverse partite di campionato per giocartela per i primi quattro posti, come fai a dire che è fallimentare? Fallimentare lo possiamo dire a fine campionato, dove sei finito in Europa League, sei andato fuori dall'Europa League stessa giovedì prossimo, allora potremmo dire che è fallimentare. Mauro dice, prende quasi lo stesso ingaggio di Leao che fa 19 gol e 26 assist. Purtroppo sì, purtroppo per quello che guadagna i numeri non sono assolutamente dalla sua parte. Assolutamente. No, vabbè, non si alza una coppa col quarto posto, ho capito. Ma santo Dio, giocare il prossimo anno in Champions League, se resta José Mourinho, e arriva qualche giocatore anche a parametro zero che conosce Mourinho, è stato allenato da lui e ha una visibilità in campo internazionale come Champions, non va bene. Tiziano dice e saluto Marco Dessi che dice ciao carissimo, non ho visto la partita come ha giocato. Allora, dice apro, non è più in forma. Cioè, se vuoi fare un raffronto con la precedente stagione, qui non si tratta di forma, ragazzi. Cioè, qui si tratta veramente di testa. Perché quando sbagli i passaggi elementari, non prendi un colpo di testa. E qui la condizione fisica, forse a livello di fisico, io mi sono pure confrontato con alcuni amici. Cioè, io lo vedo che ha perso forza, muscolatura. Lo vedo molto più fragile. Nei contrasti, un problema che ho sempre detto anche negli anni passati per Pellegrini. Pellegrini perde i contrasti. Buonasera Massimo Spadaro. Dice doveva tirarlo il faraone il calcio di rigore, però lì c'è una gerarchia. Abraham sta già in premio con la testa, Mauro. E ci ho pensato, Mauro. Secondo, ma magari. Matteo, aspettiamo la fine della stagione prima di stirare la classifica dei migliori e dei peggiori. Magari Pellegrini giovedì prossimo sarà decisivo e allora diremo che sarà stato un fenomeno. Tutti uniti. Tifosi, squadra, staff, tecnico per ribaltare il risultato. Tutti. Adesso non dobbiamo massacrare quello che Pellegrini ha sbagliato un calcio di rigore. Giustamente come dici tu, Matteo. I conti li facciamo a fine stagione. Con i se e con i ma non si fa tanta strada. Due giocatori che pesano 13 milioni l'anno debbono fare la differenza. Saluto anche con piacere e con affetto Silvia Germini. Ciao Silvia, che vedo collegata. Loredana Tonetti, Abraham, lussazione della spalla. Grazie Loredana dell'informazione. Quindi, scordiamocelo. Marco Dessi, vinciamo la Coppa, ragazzi. Dai, dai. Alessandro, il primo acquisto comunque deve essere un portiere decente. Patrizio non è incolpevole sul gol. Allora, io ho detto, serve assolutamente un portiere giovane, bravo, che abbia bisogno al suo fianco di un portiere esperto. Secondo me, se la Roma punta a un portiere giovane, Rui Patrizio se ne va. Non credo che resterà. Ragazzi, il tema della punta qui diventa veramente un problema fondamentale. Tra l'altro, avrete anche letto e sentito la notizia dell'algerino del Lione che ha fatto le visite mediche ieri al campus biometrico, 28 anni, centrocampista del Lione che si svincola il 30 giugno e quindi molto probabilmente vestirà la maglia giallorossa il prossimo anno. Ossem Aouar. Plinio dice ci vanno gli soldi. Ragazzi, ormai, io parlo per la Roma come per tante altre realtà, si lavora sugli svincolati, sui prestiti.
Lo sappiamo perfettamente. Anche la stessa voce su Benzema. Poi lì c'è il problema dell'ingaggio. Ingaggio troppo alto. Allora lì poi subentra un discorso anche elevato all'eventuale intervento degli sponsor, si è parlato dell'Adidas che potrebbe, ma sono tutte ipotesi. Allora, abbiamo accettato per forza, perché non è che possiamo altrimenti, però abbiamo condiviso la strategia comunicativa della società, cioè silenzio, perché ad oggi hanno rispettato il loro atteggiamento, la loro strategia comunicativa. Perfetto. Andiamo avanti così. Grazie Alessandro, ho detto 28, ho sbagliato. 24 anni a War. No, no, grazie, ti ringrazio. Probabilmente, non so, in testa avevo 28 anni. Meglio, giovane, un bel giocatore, un bel giocatore. Giovanni mi chiede, che ne pensi di Belotti oggi? Serve un attaccante urgente come il pane stasera, salvo solo Matic e Smalling. Ragazzi, Belotti è quello che combatte, che non molla, sta lì e prima o poi un'occasione poi gli arriva pure. Fatica, fatica tantissimo, ma fatica perché? Fatica perché, ragazzi, noi abbiamo un giocatore che ne abbiamo parlato prima e ci voglio tornare perché a me fa rabbia. Spinazzola non sta facendo la differenza. Ragazzi, Spinazzola non sta facendo la differenza. Quindi Zaleski sta tornando, lo Zaleski dell'anno scorso mi sta piacendo, però non ci abbiamo, noi stiamo sfruttando il reparto difensivo anche per l'attacco, per le palle inattive, sui calci d'angolo, sulle punizioni dal limite. Io adesso, a parte Dybala, vi chiedo, ricordate dei tiri dalla distanza da parte della Roma? Al di là di quello che può essere il gol del centravanti, che in area di rigore deve fare la differenza, ma voi ricordate, a parte Dybala, tiri dalla distanza di altri giocatori? La Roma non tira. La Roma non tira la distanza. Un giocatore che potrebbe tornare a, diciamo, al tiro, a conclusioni efficaci, stasera ha fatto un bel tiro, è uscito di poco, è Gini Wijnaldum. Plinio, sì, ma ci vogliono i soldi se vuoi vincere, se no partecipi nella speranza dello scudetto e del quarto posto. Da tifoso mi sono rotto i coglioni dei progetti, dei tempi di Sensi che si fanno progetti che non esistono. Luca dice, non ha toccato un pallone Belotti, ormai è un ex calciatore, non tira perché c'hanno i piedi quadrati. Alessandro, Belotti e Sharawi fanno gruppo, due bravi ragazzi e due ottime riserve. Io li terrei. Ale, sono d'accordo con te. Io Sharawi e Belotti me li terrei perché comunque sono giocatori di esperienza, giocatori comunque che sono una garanzia. Poi segnano poco, comunque sia, è una garanzia. Il tema qual è? Adesso, oggi, pensando al prossimo campionato, cioè, tu devi, se vuoi restare, diciamo, tra le prime 4-5 squadre a livello nazionale, tu devi avere il centravanti forte. Ragazzi, guardate le prime squadre del campionato. Osimhen, Giroud, Vlahovic, Lukaku o Edin Dzeko, che ormai secondo me Edin Dzeko quest'anno attacchi scarpini, eh? È arrivato. Però capite bene che ormai serve il centravanti forte, alto, potente. Allora, qui dice Plinio, li tieni e chi ti prende a 3 milioni l'anno? Il tema degli ingaggi. Lì, ragazzi, torno a ripetere, saltranno. Chi ci abbiamo? José Mourinho? Non c'è José Mourinho? Chi arriva? Questo è fondamentale, eh? Questo è fondamentale. Cioè, se resta José Mourinho, come tutti ci auguriamo, José ha sempre chiesto giocatori importanti. Lui è un grande comunicatore e un abile gestore di giocatori forti. Mauro dice, il Napoli vince lo scudetto dopo aver speso 35 milioni per Raspadori, quasi 40 per Lozano, 12 per
Kvaratskhelia, Lozano 12, scusate, Kvaratskhelia 50 milioni, Osimhen più 4 Primavera, valutato altri 20. Ha investito, ma è stato un ottimo mercato quello del Napoli, perché ricordiamoci le uscite importanti, i famosi senatori. E poi sono stati bravi, abili, anche fortunati, ragazzi, anche fortunati, a prendere dei giocatori. Perché, ragazzi, Simeone, Raspadori, avremmo storto la bocca. Kvaratskhelia, ma chi è? Intanto il Napoli lo segue già da qualche anno. La Roma è una rossa sopravvalutata, non puoi dare ingaggi da top player a gente che non ha fame. Nella società manca gente di calcio. Guardate Sartori al Bologna. Giovanni, se Mourinho va via, io se fossi il presidente prenderei Antonio Conte, unica soluzione per me. Allora, intanto sul discorso societario. Sono d'accordo, diciamo, in parte con quello che dice Plinio, perché ancora c'è da fare una buona pulizia all'interno di Trigoria. Secondo me ancora ci sono dei personaggi, voglio usare un termine, sgradevoli. Secondo me ancora un pochino di pulizia va fatta. Saluto nel frattempo Luca Corridori. Poi chi è che suggerisce Antonio Conte e Giovanni Ferrelli? Ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. Antonio Conte sicuramente vorrà continuare ad allenare, sicuramente in Italia, perché credo che ci siano proprio delle, ci sia, una, ci sia stata una sua volontà nel voler rientrare in Italia. Sui giocatori, ragazzi, qui allora Mourinho dà un'impostazione, cioè lo sappiamo perfettamente, le squadre Mourinho a livello di gioco non costruiscono, non sono squadre belle da vedere, ma sono squadre che fanno dell'efficacia, di quella che è il puntare al risultato. Vi ricordate la penultima intervista di José Mourinho? Quando credo che si rivolgesse a Angelo Mangiante, cioè tu che hai giocato a tennis, che Angelo Mangiante di Sky è un ex tennista, qual è la cosa più importante? Fa più un punto più dell'avversario, vince in gioco un set e la partita. Quello, nello sport, cioè voglio dire, anche voglio dire, un motivo di una spinta motivazionale, il fatto di comunque il bello del vincitore dello sconfitto. Quello è il bello dell'essenza dello sport. Poi ci sta bel gioco o non bel gioco, però sostanzialmente è vincere la vittoria. Bisogna capire chi sarà il prossimo allenatore della Roma. E sono d'accordo con Plinio, le squadre fanno i giocatori. Perché? Perché, ma tutti lo dicono da Fabio Capello piuttosto che dal grande Pep Guardiola. Ma ragazzi, Pep Guardiola. Il gioco perfetto, ma chi c'è in campo? Noi quelli ce li sogniamo. Quelli noi ce li sogniamo di notte, ci abbiamo gli incubi pensando a Haaland. Vinicius del Real Madrid. Carlo Ancelotti dice: sarei felice di continuare ad allenare il Real Madrid. E grazie. Non lo so, guarda che chi c'hai lì in campo. Massimo Spadaro, bisogna investire in un grande attaccante. Plinio dice: Conte demolla a settembre con sta rosa. Cioè, sì, l'allenatore è importante, l'allenatore dà un'impronta, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Ragazzi, Spalletti, che io lascio, metto sempre da parte l'aspetto caratteriale, non entro in mezzo a quel suo, ma da un punto di vista tattico del gioco, veramente è un signor allenatore, ma anche i giocatori, ma anche dei giocatori che, nel senso che ha tirato fuori il meglio da questi giocatori. Capito? Capite bene che sono i giocatori poi che vanno in campo. Allora, vediamo qualche altro messaggio.
frattempo, un saluto da Enrico Minozzi a tutti gli amici giallorossi che sono in diretta. Grazie Enrico. Allora, vediamo. Nel frattempo, al 62esimo, ancora 0-0 a Torino. Partita bella tirata, eh? Allora, bisogna solo sapere una cosa: che cosa vogliono fare i Friedkin? Il resto chiacchiere da barre. E allora, caro Pligno, credo che i Friedkin ci faranno sapere, credo, a fine campionato anche quali sono i loro progetti in relazione allo stadio, perché lo stadio è uno dei temi fondamentali. È uno dei temi fondamentali, ragazzi. Allora, il Mago Herrera vinse tutto con le squadre forti, venne a Roma e fallì. Perché la squadra era scarsa. Se fallì il mago, grazie Ale. È vero. Ma vi ricordate Trapattoni? Trapattoni pure ha fallito. Trapattoni andò al Cagliari. Lo ricordate? Sì, ok, per Conte. Però Conte è uno che chiede i giocatori forti. Se la società lo prende, gli compreranno i giocatori forti. Beh. Sì, nel senso che comunque, ragazzi, noi quest'anno, voglio dire, ad agosto dell'anno scorso, Matic, Gini Wijnaldum, c'è stato poi, ahimè, l'infortunio, Dybala, queste sono tre pedine fondamentali che sono venute perché José Mourinho gli ha chiesto di venire a giocare a Roma. Non gliel'hanno chiesto i Friedkin o Thiago Pinto, José Mourinho. Ecco perché io smanio. Non vedo l'ora che arrivi la notizia se verrà confermato José Mourinho anche cioè se lui rispetterà ancora il contratto per il prossimo anno. Ciao Francesca, buonasera Francesca Paris. Un abbraccio. Perché lì allora capiremo se insieme alla società hanno deciso di puntare a determinati giocatori. Ma stiamo parlando di giocatori anche di maturi, che hanno una grandissima esperienza a livello internazionale e che hanno deciso di seguire José Mourinho in questa avventura a Roma. Sicuro che la società e mo non si sono ancora parlati? Io sono convinto di una cosa, Ale, che parlano sempre. Parlano sempre. Noi abbiamo come riferimento José Mourinho. Quando parla lui, possiamo intuire alcune cose, ma secondo me c'è un lavoro oscuro, continuo, costante tra allenatore e società. Credo nella maneggiare. Questi sono manager, ragazzi. Cioè, un allenatore come José Mourinho è un manager. I Friedkin sono uomini d'affari. Ormai non esiste più il calcio di 50 anni fa. Non esiste. No, Thiago Pinto è. Ve la butto là, un blef. È una marionetta. Per me è una marionetta. Per me, Thiago Pinto è una marionetta. Ce la dobbiamo tenere ancora per qualche mese? Vabbè, ma sta lì, è una marionetta. Cioè, io, se devo ascoltare o dare credito a qualcosa che viene detto, ascolto José Mourinho, ascolto Thiago Pinto. Ciao Sandrino, Sandro Milani, buonasera. Quindi, prima che ho detto, ancora secondo me deve essere fatta un po' di pulizia dentro Trigoria. Alcuni personaggi ancora risultano sgradevoli, la loro presenza secondo me risulta ancora sgradevole.
E nel tempo comunque i Friedkin ne hanno fatta di pulizia. Lo capiremo anche il futuro, perché finora abbiamo parlato di calcio giocato e abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il futuro mercato della Roma. Dovremo anche capire anche la situazione legata a questa indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Perché qui ci sono diverse società coinvolte, però entrare in merito a quelle che sono le valutazioni da parte di entità, strutture che hanno delle competenze tali per le quali noi possiamo soltanto che sperare, ipotizzare, immaginare soluzioni che non possano danneggiare la società e comunque anche noi tifosi, ragazzi, perché ecco, vedremo, vedremo, vedremo. Allora, intanto vediamo Salvatore Visigale, buonasera, vedo collegato. Domenica nel frattempo arriva anche la gara di campionato contro l'Udinese. E qui rispondo anche a Luca. Il campionato è importante, è una gara importante. Devi cercare di consolidare, di mantenere quel terzo posto che ti sei conquistato nell'ultimo turno grazie ai passi falsi delle milanesi. Quindi diventa importante, ma diventa anche fondamentale tenere tutti a bordo a livello proprio di motivazioni, perché lo sforzo fisico c'è e purtroppo questa è la fase in cui giochi ogni 3 giorni. E qui ecco che la differenza la fa l'allenatore, il carisma di un José Mourinho, dello special. Alessandro, allora se si parlano sempre, mo ha già detto se rimane o no. Aouar è un acquisto dipinto? Se è così la vedo dura sulla permanenza del mister, dato che voleva fare lui il mercato. E non lo so se è un acquisto di Tiago Pinto. Io credo che oggi ancora la voce in capitolo. Allora, io ero abbastanza pessimista un po' di tempo fa sulla permanenza di José Mourinho. Non mi sbilancio perché non lo so poi se Aguare è un acquisto di Tiago Pinto. Pinto prende Vigna e Shomurodov per la cronaca. Grazie Mauro. Non lo so, non lo so, non lo so. Vediamo adesso pure il discorso campionato. Ragazzi, è importante anche se il prossimo anno si gioca in Champions League oppure no. Io torno pure prima al commento di Luca. Oggi non è una stagione fallimentare, oggi sei in corsa, sei pienamente in corsa per giocarti la qualificazione in Champions League, che tra l'altro ricordo consente anche di introitare discreti soldini, non poco, e comunque hai una visibilità a livello internazionale, un ranking pure che adesso ti porta ad essere la decima squadra a livello europeo. Scusate. Se vogliamo parlare di stagione fallimentare, io vi metto sul piatto della bilancia i numeri. Salvatore, ma per me Pellegrini non sento che deve tenere la fascia di capitano. Scusate, io non lo sento. Io non lo sento. Il faraone si merita. Ah, cioè, secondo te la fascia la meriterebbe il faraone? Ma guarda, io se oggi andiamo a vedere nell'ambito della rosa della Roma, chi merita o meno la fascia, e faccio una piccola premessa: non è così importante il discorso della fascia, perché la fascia non è detto che la debba avere il leader carismatico della squadra o il più forte. Può essere anche che la fascia ce l'ha quel giocatore che ha una capacità di gestire i momenti più difficili in campo, sa approcciare con l'arbitro, col quarto uomo, sa comunicare con i compagni e non è detto che sia il miglior giocatore da un punto di vista tecnico. Secondo me, chi merita la fascia da capitano
Smalling. Perché? Perché comunque mi sembra una persona pacata che sa gestire le situazioni in campo, perché ha dalla sua esperienza a livello internazionale, ha giocato in un campionato che è nettamente superiore per qualità espressa in campo per tanti aspetti. Quindi credo che Smalling la meriti ampiamente. Come voglio dire, ma la meriti anche per la presenza pure che si è conquistato in questi anni a Roma. L'altro sarebbe stato Matic, secondo me. Ma vedete che sto parlando di due atleti, due professionisti con grande esperienza. Sanno gestire le situazioni. Cioè, guardate. Tanti me l'hanno pure chiesto, dice, ma che è un tuo parente, un tuo cugino, un tuo nipote, ha segnato Gatti. Vabbè, ci mancava pure un omonimo con lo stesso col cognome. Allora, Salvatore, il vero Totti, il vero De Rossi, quando usciva, il sangue usciva dalle vene. Questi veri capitani, puro sangue, lui non lo vedo. Se ti riferisci a Pellegrini, ma com'era il discorso di Florenzi? Florenzi voleva a tutti i costi diventare il Totti, come capitano, l'emblema di Roma, la figura carismatica. Non ce l'hai proprio. Cioè, voglio dire, per me Totti De Rossi, per me il capitano è De Rossi. Per come v'ho raccontato io quello che secondo me è il capitano di una squadra di calcio, ma il capitano di una squadra, di un team. Allora, intanto saluto un altro mio carissimo amico che è arrivato un po' in ritardo, ma lui è sempre presente, Marco Ventura, che scrive. Allora, vediamo. Tra l'altro mi dici, ti faccio un riepilogo, vediamo un po' che ci scrive Marco. Allora. Mo è nella squadra sbagliata, Roma, nell'epoca sbagliata, dove non ci sono più soldi. La Roma non ha un gioco e non vince neanche tanto. Io ormai mi porto le cuffiette allo stadio e mi sento la musica, come con Ottavio Bianchi. I giocatori sono buonini, ma non eccezionali. Allora, scusa Marco. Scenderei. Dybala è debolino, il capitano non è all'altezza. Smalling, gran difensore ma non imposta. Cristante buonino ma non eccelso. Matic eccezionale ma anzianotto. Gini si è appena ripreso. Accenderei un cero serio al faraone. Inutile sperare su questo assetto del futuro. Siamo come le moto d'epoca. Apparentemente belle, ma poi quelle che corrono e vincono sono altre. Un po' pessimista, Marco. Allora, sì, condivido alcune valutazioni, alcune tue valutazioni. Mi preoccupa la condizione fisica precaria di Dybala, perché ragazzi è fragile, questo è un atleta fragile. E oggi quanto è importante avere una condizione fisica costante. Una buona condizione fisica, perché purtroppo, come vedete, quando cominciano ad arrivare degli infortuni in maniera ripetitiva, diventa un problema serio, un problema serio. Per quanto riguarda Smalling, grande difensore ma non imposta, Smalling mi sta benissimo come difensore. L'attuale difesa della Roma si regge sulle qualità, sul carisma di Smalling. Cristante è un buon giocatore che io mi terrei, nonostante a volte faccia delle figure pessime, perché comunque con la palla tra i piedi pecca di scarsa rapidità, quindi non riesce a smistare subito la palla, però io me lo terrei perché sta dovunque. Matic è grande, lo sappiamo perfettamente, ma Matic auguriamoci che ti possa garantire l'efficienza della stagione attuale anche il prossimo anno, perché ha rinnovato per altri 2 anni. Ovviamente, secondo me l'acquisto veramente è Gini Wijnaldum, perché ce l'hai adesso da poco, e quindi è quel giocatore veramente che fa la differenza, perché le qualità sono tante. E il Faraone, sono d'accordo con te, ma io me lo terrei perché comunque è un giocatore, è una garanzia. E qui il problema diventa l'attacco, l'attacco e
Poi ragazzi, per me gente come Kasdorp, come Ibáñez, il portiere abbiamo parlato all'inizio, è il caso di cambiarlo. Ma Spinazzola che ha deciso di fare? Che cosa vuole fare? Vuole andare, continuare ad andare al rallentatore sulla fascia oppure fare ogni tanto la partita del secolo, tipo quelle di Coppa? Con le sue accelerazioni, ma a me non servono due accelerazioni ogni 10 partite. A me non servono queste. Smalling già 4 anni con noi, più 2 di rinnovo. Leader della squadra, fuori classe assoluto. Ex Manchester United, serio, corretto, grande giocatore. Ma è così. E questa è la fotografia di questo professionista. Plinio, una riflessione. Hai Dybala, Solbakken, Abraham e Kaslop. Rotti, un attacco che non segna neanche con le mani e per il quarto posto devi giocare con Atalanta, Milan, Inter e Fiorentina. Ora non è per portare sfiga, ma io la vedo dura, soprattutto poi se ridaranno i punti alla Juve. Se danno i punti alla Juve, altro che dura. Sì, è dura, è dura. Alessandro, poi considera quelli che tornano dai prestiti, ne devi piazzare parecchi. Sì, quello è un altro tema anche. Tornando a quello che dice Plinio, sì, ragazzi, perché abbiamo notato che quando arriva il momento di giocare ogni 3 giorni, la Roma va in seria difficoltà. La Roma va in seria difficoltà. Se a questo sommiamo l'eventuale infortunio di uno o più giocatori, come si dice a Roma, la frittata è fatta. Capite bene che viaggiamo su un filo come un rasoio, dove c'è da una parte il miracolo che sta per avvenire, dall'altra c'è la disfatta totale. Perché noi, José Mourinho, ci ha ormai abituati con questa squadra, con questo gruppo, a viaggiare proprio su un filo di un rasoio sottile, molto pericoloso. Che vi devo dire? È dura, sarà dura, sarà dura. Cioè, auguriamoci che veramente giovedì prossimo, grazie, non so, secondo me i centravanti saremo noi, ragazzi, dalle tribune, dalla curva sud, dai 70.000 dell'Olimpico. Secondo me quelli butteranno la palla dentro. Perché sì, perché queste situazioni a noi piacciono, queste situazioni ci danno quella carica, quella grinta che veramente qualche giorno fa abbiamo ricordato Roma-Barcellona. Cioè, sfido chiunque quella sera, i presenti all'Olimpico e chi davanti alla televisione, l'idea di poter raggiungere quel risultato, quell'impresa. Contro Barcellona dei Messi, e non solo dei Messi, che di mezzo ci stanno giocatori che ce li sogniamo. È successo. Chi ha segnato il terzo gol? Difensore. Su, calcio d'angolo. La palla è rotonda. Palla è rotonda. Poi, tanti di voi hanno detto: cazzarola, ma la differenza tecnica si è vista in campo pure stasera, perché la Roma tecnicamente è più forte, ma la tigna, la grinta, la corsa, l'occasione, l'episodio ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza sul risultato. Ma è 1-0, non è che siamo andati là, abbiamo preso 3 gol, ci siamo tornati a casa cago del mezzo di campo. No, 1-0. Quindi la possibilità per fare 2 gol ce l'hai, ma ce l'hai, non leggiamolo sotto analizzando la formazione, perché veramente se no uno dice no, guarda, è inutile che ci andiamo giovedì a Olimpico, lasciamo perdere, non ci abbiamo attacco, non c'è nessuno. Ale dice Roma Barcellona, sono d'accordo, ma avevi una squadra fortissima e di grande personalità. Ho capito, ma stavo giocando contro il Barcellona, non contro il Feyenoord. Perché tu i giocatori del Barcellona te li ricordi tutti quelli che hanno giocato quella partita. Tu stasera a malapena ti ricordi il capitano, quello che ha segnato e basta. Del
del Feyenoord. Vorrà dire qualcosa? Plinio, alla fine ha fatto bene Sarri, provinciale, ma ha capito che se non l'hai la rosa profonda si fa fatica. Ma questo vale per tutti. Ragazzi, guardate pure il discorso di altre squadre. I momenti negativi è ciclico in un campionato. Guardate il momento adesso positivo del Milan. C'è stato un momento, un po' di tempo fa, che il Milan sembrava proprio in caduta libera. Non ricordate quante partite ha perso? Adesso è diventata la bestia nera del Napoli. Le ultime due partite gli ha fatto 5 gol, 4 e 1 ieri sera. E guardate che non è così facile per il Napoli martedì prossimo al Diego Armando Maradona, perché se non gioca Osimhen, io la vedo dura per Napoli, perché il Milan ha ritrovato gente come Leao, c'è un Bennacer che corre come un pazzo, sta dovunque, Tonali è cresciuto negli ultimi anni, ragazzi, veramente un signor giocatore. In difesa comunque è rientrato pure Kier. Quindi allora, Rui Patricio, Ibañez, Kumbulla, Celik, Gasdorp, Pellegrini, più aggiungi Vigna, Schomburg, forse Kluivert, Villar, Perez e forse Reynolds, a chi li diamo? Tutta Zavora e ci porteremo fino a scadenza. Cioè, a te proprio ti piace mettere il dito nella piaga, ma è così Mauro, è così, è così, è così. Ma qui ragazzi, cioè, non mi parlate di Iago Pinto, di piuttosto di quell'altro che c'era prima, perché di danni seri ne sono stati fatti troppi, troppi. Cioè ragazzi Reynolds, che quello, cioè, ripeto, una gara di velocità e basta. Pensiamo al danno fatto da Pinto per non aver neanche messo Solbakken nella lista UEFA. Altra cazzata. Esatto. Alessandro, il Feyenoord è scarso parecchio, però segna parecchio. Ho paura, Guglielmo, non te lo nascondo. Noi segniamo pochissimo. Se subiamo un gol, rimontare sarebbe un dramma. No, Ale, non devi assolutamente prendere gol. Se prendi gol è finita. Perché devi fare due gol per andare ai supplementari. Perché vi ricordo che non esiste più il gol segnato fuori casa, non vale più doppio. Non de devi Ma l'idea di prendere gol è proprio, cioè, non deve essere assolutamente presa in considerazione. E dice, Mauro dice, se la società non si rileva di sti ingaggi non si compra nessuno. Ma quello è un problema, il discorso degli ingaggi pesanti, che è sempre stato un po' un problema della Roma. Se andate a vedere il monte ingaggi della Roma, è tra i primi, a livello nazionale, credo che sia fra i primi tre. Sì, quindi pesante, pesante. No, no, tornando sulla partita di giovedì prossimo, assolutamente non devi rischiare assolutamente di prendere gol, devi saper gestire bene la gara, le possibilità, nonostante ipotizziamo le assenze, perché ragazzi, vediamo domani l'esito degli accertamenti, sia per, non credo che Abraham farà parte tornerà a giocare adesso, per il momento non credo, bisogna capire l'entità dell'infortunio di Dybala all'adduttore. E Plinio dice, ecco perché serve un direttore sportivo che conosce il calcio, tipo quello che c'ha il Napoli. Ma ci sono bravi professionisti, anche lì però vai a capire le dinamiche legate alla scelta di un manager, di un professionista, se dobbiamo ritenerli tali. Perez, se si dice che lo riscattano, sono 10 milioni, buttali via, perché Sartori era libero. Ragazzi, voi ricordate Sartori?
problemi di salute di quel ragazzo. Pallotta e Monchi hanno distrutto la Roma, lasciando una rosa scarsa con pochissimi giocatori appetibili sul mercato. Perché me lo denomina Monchi? Io prima neanche l'ho nominato proprio di proposito, ma il riferimento era a lui. A Roma succedono cose inspiegabili. E a Roma succedono cose inspiegabili perché esistono troppe menti non pensanti, menti che pensano male, per essere più precisi, e che fanno solo il male della Roma. Esistono troppe persone che fanno esclusivamente il male della Roma. Sì, adesso ho capito, ti riferivi all'ex direttore sportivo dell'Atalanta. Pensavo che ti parlavi dei giocatori, di come è uscito poi Mo Sartori. Purtroppo, coraccio, veramente. Quando parlavamo della sfortuna di molti atleti per quanto riguarda la condizione fisica, la fragilità di alcuni atleti. Ma esistono, esistono. Per esempio, una società che ha sempre lavorato molto bene nel mercato è stata l'Udinese. L'Udinese spesso ha pescato nel mondo giovani, ha fatto sempre questa attività di scouting a livello internazionale. Tra l'altro ho conosciuto uno scout che ha lavorato nell'entourage dell'Udinese per un periodo, ha collaborato per essere più precisi, e hanno scovato tanti giovani che poi comunque si sono confermati dei giovani, dei talenti, e poi l'hanno rivenduti. Hanno fatto veramente un business importante. Ma ci sono anche altre società che vanno a scovare in giro giovani molto molto interessanti. Pallotta vuole prendere il Bari, la tifoseria non lo vuole. Chissà perché. Ma adesso vi faccio una domanda, per capire. Mourinho che resta a Roma, siete convinti che possa portare o convincere la società a fare quegli acquisti mirati importanti di qualità? Io parlo di acquisti, ma soprattutto stiamo parlando di ingaggio di giocatori a parametro zero, perché non è che ci possiamo permettere di tirar fuori 100 milioni d'euro per comprare un giocatore. Ricordiamoci ancora che c'è un tema legato al fair play finanziario, che a volte ce lo dimentichiamo. Il mercato catastrofico è stato quello di Olsen, Pastore, Biandà, Cristante, De Frelle, Coric, Clive e Zonzi. Tutta gente con ingaggi pesanti senza valore sul mercato. Aveva ragione Nainggolan quando diceva che i danni di Pallotta li pagheremo per minimo 10 anni. Plinio dice quello dei vari Muriel, Cristante, Conti, Zapata, Koopmeiners, Romero, Højlund, eccetera, eccetera, Bagnez lo ha scartato subito. Alla fine, e Cetriolo, tanti. Mauro ha fatto un elenco di gente, però ragazzi, scusate, Cristante non è, io, poi ognuno è libero di fare le sue valutazioni su un giocatore, ma Cristante non mi sembra che sia così poco da buttare. De Frel è un giocatore che va bene per una squadra come il Sassuolo, per quel tipo di squadra, quindi non ti fa fare Coric, Clive e Zonzi. Cioè, questi proprio sono fallimenti legati proprio a, cioè, è brutto dirlo, ma questa è proprio malafede. Cioè, questa proprio, cioè, tu non hai fatto il bene della Roma, tu non hai fatto il bene della Roma. Allora, che c'è scritto qua? Chi è che mi dice? Ah, mamma mia, ragazzi, questo che gli ha tirato addosso. Non mi vieni a parlare di una parata, perché si è trovata addosso. Questo è un rigore senza portiere, quasi. Guarda, Mauro,
La timidezza che tu di cui parli è legata al viso di Cristante, ma Cristante, credimi, non è timido. Io ti dico, allo stadio e in tribuna, guardando il campo, Cristante è quello che si incazza più di tutti. Credimi, io ve l'ho già detto altre volte, io, a parte la palla, guardo prima gli altri giocatori. E credetemi, Cristante è quello che si incazza più degli altri. Alessandro, Mancini lo terrei, non perché è forte, ma un centrale costa quanto un centravanti. Ma guardate che Mancini, io non lo terrei perché a me non è un giocatore. Gente come Mancini e Bagnez adesso restano a galla, per così dire, grazie a Smalling. Quello tiene tutto il reparto. Sì, vabbè ragazzi, no, dai, su, ma Mauro, cioè Cristante e Barella, cioè, stiamo a parlare. Sono due giocatori con caratteristiche completamente diverse oggi, perché il Cristante d'inizio carriera era un giocatore che giocava molto più avanti rispetto a Dura. Ma questo è il Cristante che ormai, avete notato che spesso José Mourinho ha cambiato gli altri al centrocampo, non lui. Poi qualcuno ne può pure dire, ma tanto José Mourinho di calcio non ci capisce niente di gioco. Però intanto Cristante resta in campo. E io ti dico, Mauro, che ultimamente, quando Cristante è mancato, sempre dallo stadio, in mezzo al campo, il vuoto, il vuoto, il vuoto. Pligno dice: Cristante si incazza, ma il giocatore di centrocampo deve avere il coraggio di farsi dare la palla anche in situazioni difficili. Vedi Matic, il Bennacer, quello del Napoli. Allora, Matic, stiamo parlando di un giocatore di una caratura internazionale e si contano su una mano giocatori così. Quelli del Napoli sono veramente forti. Quelli sono veramente forti. Bennacer a me piace come giocatore. Però ragazzi, qui stiamo parlando di giocatori che in mezzo al campo fanno un lavoro enorme, a volte sottovalutato o comunque criticato per degli errori. Ma sbaglia chi fa? Perché è il giocatore che si nasconde. Le cazzate ne fa poche, perché se nasconde. Chi rischia, osa, rischia pure di fare certe figuracce. Quando vi dico che a volte Cristante perde palla e un suo limite non è, purtroppo, ahimè, non ha la rapidità di altri giocatori, questo è una sua pecca, ma perché perde palla? Perché intorno, se non si muovono i giocatori, rischi di passarla all'avversario. Mauro dice: Cristante stava in campo perché Wijnaldum era rotto. Che famo? Giocavamo con Camarà. A parte il fatto che Wijnaldum è un giocatore che rispetto a Cristante riesce a giocare più avanzato per caratteristiche proprio fisiche di dinamismo e di velocità. Allora, intanto Matteo dice: segnalo United e Siviglia 2-2. Dobbiamo credere che qualsiasi coppa ce la possiamo giocare fino in fondo. Grande Matteo e grazie di questo aggiornamento. Mauro dice: Luis Alberto o Cristante? È più forte Luis Alberto? Ma fuori dubbio, cioè, a me non piace fare i paragoni, perché tanto tu Luis Alberto non lo puoi avere, quindi è inutile fare i paragoni. Luis Alberto, io prima che ho detto, Mauro, gli altri hanno un centrocampo più forte d'Italia, hanno due giocatori, io pagherei oro per averli tutti e due. Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Alessandro dice: Camarà, infatti, che fine ha fatto? La Roma è un parco giocatori che a volte te li scordi. Tutta robaccia. E siamo terzi in campionato. E siamo terzi in campionato. E ti stai giocando il quarto di finale di Europa League. Devi fare la gara di ritorno. Contro
con tutta sta robaccia, sei terzo in campionato. L'altri che c'hanno? L'altri c'hanno Barella, c'hanno Brozovic, quell'altro c'ha Leao, quell'altro c'ha Tonali. Tutti forti e tu sei terzo. C'hai davanti la squadra in testa alla classifica del campionato che ha vinto il campionato già da mesi. La seconda squadra, la squadra col centrocampo più forte, c'ha un giocatore in attacco che viene escluso da Mancini per la cazzata che ha fatto, perché quello è un giocatore che adesso come fai a ignorare per la nazionale? E a me mi rode il fegato dirlo. E poi ci sei tu con un branco di pippe, come diciamo. Allora, non andiamo a parlare dei singoli, parliamo di un gruppo che nonostante mille difficoltà è guidato da qualcuno che gli fumano i coglioni. E che nonostante tutti questi problemi, sta lì su due fronti, Perché è facile sparare, boh, che fa schifo, qua, là, così. Sei terzo in campionato e ti devi giocare giovedì prossimo il passaggio del turno davanti a 70.000 persone. Che sfido chiunque a scendere in campo con quel. Non passa lo straniero, come ha detto prima Alessandro Razzi. E l'altro è vero. L'altri non ce l'hanno Mourinho. Quel 30% che conta l'allenatore, come diciamo sempre, quel 30% di Mourinho è un valore aggiunto importante, cioè ha un peso specifico diverso da quello che può avere un altro allenatore. Non è un caso che un Dybala ha accettato la telefonata di José Mourinho per andare a giocare a Roma. Non è un caso che Matic ha accettato di andare a giocare a Roma. Non è un caso che Wijnaldum ha deciso di andare a giocare a Roma. Con la Roma. Perché ha accettato di andare a giocare con gli altri, con Sarri? Allora, giochiamoci queste opportunità giovedì prossimo. E sarà faticoso, duro, perché ragazzi, veramente io non so che squadra manderà in campo. Ma io sono fiducioso perché quello ti tira fuori come le carte. Il Giorni te lo tira fuori. Il Giorni intendo la situazione. La situazione legata alla partita. E in tante situazioni José Mourinho ci ha sorpreso. Mauro, ma secondo te se Mourinho va al Chelsea si porta Cristante? Mi fai morire, guarda. Mannaggia la miseria. Un giorno sono andato a fare passeggiare a Trigoria, dovevo fare tutto per entrare e andare da Cristante a farci una chiacchierata. Più che altro sai perché, Mauro? Perché veramente a lui lo frega sta faccetta da ragazzino. Ma credimi, io in tribuna osservo delle volte alcuni giocatori per qualche minuto. Si incazza, gesticola come un pazzo. È uno che proprio sta lì con la tigna. Anche a dar consigli, perché poi non è l'ultimo arrivato, eh? Cioè, non è che gioca a calcio da 2 anni. Plegna, sì, ma poi si sono ritrovati Celik, Kumbulla, Bagnez, Bove, Tahirović, Bove. Ragazzi, questi sono giovani che va, è finita. Correggetemi se è finita a Torino. Si è finita, non so se il risultato era quello sempre di 1-0. Sti ragazzi hanno bisogno di fare esperienza. Allora, qui sono due cose. O facciamo come in Premier League, che li metti subito in prima linea, li fai giocare e capisci subito che pasta sono fatti. Cristante è un bravo ragazzo, un professionista serio, ma per carità, se dovevo competere per qualcosa di importante, lasciamolo perdere. Ti ripeto. È un discorso che poi va visto in un contesto di mercato, cioè quanti giocatori riesci a portare nella rosa per fare quel salto di qualità. Però ragazzi, giustamente come dice pure Alessandro, i giovani devono andare a giocare, qui c'hanno bisogno di giocare, qui in Italia non c'è ancora sta. Forse l'unica è la Roma che ha dato spazio, e grazie a José Mourinho ha dato spazio a giocatori. Comunque l'ha fatta. Oh, ragazzi, Zaleski, grazie a José Mourinho, cioè è lui che ha mandato in campo sti giovanotti. Volpato, Tahirović, Bove.
Altre squadre non mi sembra che hanno impiegato questi giovani. Forse bisogna dargliene atto. Allegri ha mandato in campo un paio veramente di giovani a centrocampo interessanti. Ma la Roma è quella che soprattutto, perché comunque sia anche a livello di primavera, c'è un vivaio importante, una squadra forte. Poi c'è il discorso, sì, puoi pescare qualche giovane che poi veramente ha delle qualità importanti e te lo tieni, ma poi devi creare lo zoccolo di una squadra forte con gente forte. Lui, Pellegrini, Mancini sono tutti fenomeni dentro il raccordo anulare, ma fuori da Roma nessuno gli chiede perché. Zaleski infatti è l'unico da tenere. Sì, assolutamente, a me piace tantissimo questo giovane. Piace tantissimo e ha anche delle margini importanti di miglioramento, ma non soltanto dal punto di vista tecnico, proprio di esperienza, quella che serve poi quando giochi, e questo è importante, è un aiuto importante riuscire a giocare competizioni a livello internazionale. Questo è importante. Ragazzi, allora, 23-5, stasera alla grande, eh? Quando, mannaggia la miseria, quando arrivano risultati negativi, ci scateniamo la rabbia che esce fuori, è giusto così perché c'è la passione da parte nostra, lo diciamo sempre, siamo talmente appassionati, innamorati di questa maglia che dobbiamo dire tutto, del bene e del male, ed è giusto che sia così. Ma questo serve adesso per puntare già. Domenica è importante la partita all'Udinese, ragazzi. Cioè, domenica dobbiamo portare a casa un risultato positivo. Plinio, se prendi Mourinho non puoi pensare di valorizzare dei giovani. Qui con i parametri metti top, ma non costruisci squadre per vincere. I giovani è giusto che vengano valorizzati perché poi. Vedete quello che succede a livello nazionale. Vai a pescare nella Pampa argentina uno sconosciuto che non conosce ancora l'italiano, c'ha bisogno del traduttore. Chi è? Sì, ci ha segnato, ma chi è? Non esiste più un centravanti forte fisicamente. Un giovanotto, quello per me si è bruciato, Scamacca, se lo si è bruciato. Però questo diventa un problema per il futuro. In Inghilterra è diverso, ma non è soltanto in Inghilterra, in Europa. Poi c'è la qualità, ovviamente la qualità la fanno i campioni. Le squadre sono quelle, sono sempre quelle a livello europeo. Tu stai tentando di avvicinarti. E la Roma ha già fatto dei passi importanti. Parlano i numeri nel ranking, non sono inventati quei numeri. Allora, ragazzi, Alessandro ci buonanotte, auguri, un abbraccio forte. Ho visto Roma-Milan primavera, Cassano fa un gol strepitoso, quel ragazzo attualmente sta a 3 livelli sopra Pellegrini. L'ho visto quel ragazzo, è veramente, veramente gagliardo, veramente sì, veramente forte, sì. Allora, ragazzi, grazie della piacevole compagnia. Come sempre è stato un bel salotto ricco di presenze, ma anche di commenti interessanti, simpatici, critici. Ho percepito veramente tante sensazioni, ottimismo, anche pessimismo da qualcuno che già vede un rush finale un po' con più ombre che luci, però sostanzialmente. C'è l'ottimismo e soprattutto la consapevolezza che giovedì prossimo si possa veramente tentare una nuova impresa, perché le potenzialità ci sono, con tante difficoltà, però ci siamo noi, presenti. Intanto vi do appuntamento domenica sera dopo Roma-Udinese, quindi ci rivediamo domenica sera dopo Roma-Udinese, incrociando le dita per il risultato. Faccio gli auguri a Marco Conti, appena collegato, ragazzi, auguri di buon compleanno a Marco Conti. Stasera avrà festeggiato, dopo la partita, mangiato, Barbera, champagne, pim pum là. Ragazzi, vi abbraccio e come sempre, dai Roma. Buonanotte a tutti, ciao!